C'è l'armaiolo, c'è il rilegatore, c'è chi fila la lana, un ritratto unico dei borghi toscani allestito nella mostra Toscana Borghi da Amare, organizzata alle Terme di Diocleziano di Roma nell'ambito dell'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali alla scoperta dei borghi italiani. E la Toscana da offrire a molto, come dimostrano il 1.400.000 turisti che ha scelto di andare in vacanza nel 2016 in uno dei 124 borghi toscani e come spiegano anche i dati della campagna di promozione Toscana ovunque bella di Regione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e ANCI, resi noti a Roma, perché l'accoglienza dei turisti è nel DNA toscano. Chi si muove ha bisogno di entrare dentro la cultura, dentro la percezione di una comunità vera. Ecco, la Toscana ha mantenuto per intero la sua autenticità. Ad arrivare nei borghi toscani sono gli italiani, ma anche sempre di più gli stranieri, che costruiscono percorsi turistici su misura e spesso fuori dai classici itinerari per scoprire aspetti inediti del territorio e della sua comunità. È un turismo in crescita. Noi abbiamo fatto un'analisi con il Centro Studi Turistici e dal 2000 al 2016 abbiamo visto un incremento di più del 6% del movimento turistico, diciamo con una media dell'1,5 all'anno dal 2010 al 2016. L'importante è saper comunicare l'autenticità della Toscana, come, lo dicono i numeri, ha saputo fare con successo la campagna Toscana Ovunque Bella. 685.000 sessioni aperte sul sito, 487.000 visitatori unici, oltre 930.000 visualizzazioni di pagina, con 221 comuni su 276 che hanno aderito al progetto. E ancora una volta il 30% degli utenti arriva dall'estero. Questo progetto ci sta dando grande soddisfazione, perché non solo gli scrittori più famosi hanno aderito raccontandoci i loro punti di vista, le loro storie di viaggio, ma sono ormai quasi 200 i comuni che stanno popolando questo racconto dei racconti. I racconti più letti sono stati quelli di Montecatini Terme, San Gimignano e Lucca, una storia lunga che ora continua.